Adesso sei pronto al giudizio? Sì. Tu sai come funziona questa trasmissione? Sì. Ok. Questo, riconosco che siete molto bravi, rock, giovani, siete divertiti, ma io le imitazioni non le amo, purtroppo non sono... Non amo proprio l'imitazione di per sé, ma vi dico questo. Se voi continuate a fare... Voglio bere... Queste cose qui. Lui quando canta, con le mani, con la testa, con l'anima, sta facendo... Francesco, dico una c***ata? Sì. Ha il coraggio di dirlo. No, silenzio. Lo dico io. Prego, entri nella testa se... Francesco. Sì. Cioè, questo... Vivo io! Io credo che voi siete pronti per fare una cosa vostra. Vedere voi che fate ti voglio e tutti quanti a me, Francesco, piace. Credetemi, state perdendo il vostro tempo. Vi ritrovate che avete 50 anni, se già ce l'avete, e finirete la carriera a scimmiottare. Fate qualcosa di vostro perché potete ora. Ma questo vi sto dicendo io. Volete fare Francesco vita, fatelo. Hai fate finito? Respiri piano, prendetevi gli applausi. Ma poi la gente quando muore, Francesco, andate a casa tutti. Avete finito, hai capito? Questo è il mio consiglio. Ascoltate chi volete ora, va bene? In bocca al lupo. Io sono cattivo. Con te non vorrei essere buono. Vorrei essere cattivo. Uno cattivo. Dice per me non vali, tu per me non vali. Sei bravo. Allora Matteo, come cantante, no? È una c***ata. No! Però siccome mi sa che la mamma ti dice tanti no, e poi nella vita ti capiteranno tanti no, io ti dico anche no. Adesso devi guardare Mara, altrimenti vanno a casa. Il pubblico ha così votato. 65. Ai ai ai. Sei per me il giapponese deve morire.